abbiamo qui con noi Bobo, Zambo e il presidente del Biganzolo Calcio. Un bellissimo punto oggi, quello che è stato conquistato dal Biganzolo, che ha ottenuto un ottimo pareggio alla fine, ma saranno loro a raccontarvela. Diciamo che siamo passati subito in vantaggio, giocando bene, poi la loro qualità si è vista, ci hanno fatto il 2-1, si è riusciti a recuperarla, sono andati nuovamente in vantaggio per 2 gol e grazie a un rigore segnato su ribattuta e un gol un po' fortuito, diciamo, per uno dei pochi errori visti da anni che gioco in CSI dal loro portiere, abbiamo agguantato il pareggio all'ultimo secondo, dai. Ho saputo che recentemente si è riaperto il calciomercato per ottemperare alla mancanza di qualche innesto che è dovuto partire per impegni lavorativi. Assolutamente sì, abbiamo trovato comunque degli ottimi sostituti perché come abbiamo visto anche Dada è riuscito a segnare, quindi nonostante ci provassimo tutto il tempo siamo riusciti a portarla a casa, bene per noi che insistiamo e non molliamo mai. Presidente, una partita combattutissima, no? Presidente oggi del Biganzolo Calcio! Oggi è una partita combattutissima, ma queste sono le partite che vogliamo vedere, vero? I ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine e sono riusciti a pareggiare. Ragazzi, in bocca al lupo per le prossime. Grazie. Ci vediamo lunedì sera contro Lupo Garboli.